Per Cuore Giallo Blu siamo nel punto di fatica, delle prime fatiche del Custorino. Abbiamo il piacere di conoscere Sabbadini, proveniente da un'esperienza importante in Puglia. Quest'anno il Custorino investe su di lui. Le tue prime sensazioni da neo torinese? Beh, molto bene, la squadra ha reagito bene, diciamo, al primo periodo di preparazione. Siamo tutti contenti alla fine di come ci stiamo allenando. Stiamo allenando anche una parte di 5 contro 5 che ci servirà in queste amichevoli, quindi adesso stiamo cercando di faticare per farci trovare al meglio all'inizio del campionato e soprattutto a queste amichevoli importanti per alla fine stabilire anche le gerarchie e tutto quanto all'interno della squadra. Alessio, un 93, ma le idee chiare di cosa vuol dire il campionato di Serie B? Ne ha già vinto uno nel Nord Barese, giusto? Sì, giusto, a Bari, 2 anni fa. Quindi l'esperienza lui, anche se non sembra, ce l'ha, è qui per fare il senior ormai, quindi deve tirare, è il primo anno, ma primo qua anno, c'è, in una squadra così giovane, fatta da vivaio, tu con Luca, Maino e Pavone dovete fare praticamente le linee guida di questa squadra. Ti senti la responsabilità di questo ruolo nuovo per te? Sì, beh, assolutamente, è un ruolo nuovo, ma sicuramente cercheremo, come ben detto, vabbè, Luca comunque già da anni. C'è Danilo che è il più esperto, Danilo Frevola. Frevola, sì, insieme a Pavone, che sono i due più esperti, che alla fine ci guideranno loro e noi guideremo quelli più piccoli a nostra volta. Ti hanno già detto che allenarsi con Pavone provoca lividi e... No, ma infatti io sono un 4, Pavone è un 5, quindi ho già derogato tutte le fasi difensive a Tuccione, quindi sono a posto. Molto bene, ha già capito tutto di come funziona. Ci facciamo un grosso in bocca al lupo. Crepi allora, grazie mille. Grazie a te, ciao. Ciao. Grazie.